Parliamo di San Pio X, Giuseppe Sarto, nato a Riese, in provincia di Treviso, nel 1835, e morto il 3 agosto del 1914. Le date principali della sua vita, dal 1858 al 1867, parroco a Tombolo, provincia di Padova, diocesi di Treviso, dal 1867 al 1876 parroco a Salzano, provincia di Venezia, ma diocesi di Treviso, poi per 9 anni fino al 1885 canonico a Treviso e responsabile del seminario, dal 1885 al 1894 vescovo di Mantova e dal 1894 al 1903 patriarca di Venezia, per poi essere eletto papa nel conclave di quell'anno e restare sulla cattedra petrina fino appunto al 1914. 2 anni fa si sono svolte celebrazioni per il centenario della sua morte, che hanno dato vita a numerosi convegni, conferenze e anche pubblicazioni, tra cui un corposo volume degli atti che studia la sua vita, la sua opera da tutti i punti di vista. Queste iniziative continuano ancora oggi, a distanza di 2 anni. Una di queste si è svolta proprio a Riese, il 29 giugno di quest'anno, ed era una sorta di tavola rotonda sul tema Pio X, abolito il sangue, il modernismo e la Grande Guerra. Erano tre conferenze moderate da un importante Monsignore, docente di storia della Chiesa, e tenute le prime due da due giovani studiosi, un uomo e una donna, e la terza, che per la verità poca attinenza aveva col tema generale, da uno studioso locale, diciamo incentrato soprattutto sulla Grande Guerra e sui suoi episodi nel Trevigiano, nella zona appunto di Asolo. Alcuni di noi hanno assistito a questa tavola rotonda, che diciamo è stata interessante perché ha dato un po' il polso di come l'ambiente ecclesiastico ufficiale vede oggi la figura di San Pio X. Per noi è interessante perché San Pio X, con la sua battaglia antimodernista, sembrerebbe dover essere un po' la bestia nera dell'attuale corso ecclesiale. Però, essendo Papa, diciamo che lo devono un po' considerare nel loro DNA, cioè non possono liberarsene tanto facilmente. Quindi il tentativo che già si intuiva dietro le celebrazioni del centenario è quello di vederlo e di considerarlo per i suoi aspetti che possono preludere all'attuale corso ecclesiale. L'impresa è però piuttosto ardua perché, come abbiamo visto, l'essenza del pontificato di San Pio X, che ha sicuramente anche alcuni aspetti di modernità, è però sostanzialmente una grande lotta contro il modernismo che da tempo si stava infiltrando nella Chiesa. Quindi interessante per questo. Abbiamo ascoltato queste conferenze. La prima, che aveva soprattutto un taglio politico, ha svolto più o meno questo tema. Pio X fu
fu un papa sicuramente antimodernista, ma non altrettanto sicuramente antimoderno. Quindi, e questa è stata una delle prime affermazioni del relatore, intanto la canonizzazione, ha detto testualmente, non ha giovato alla comprensione della sua figura. Credo che volesse dire che la canonizzazione ne ha fatto una specie di santino, al di sopra di ogni critica, ostacolando le ricerche sulla sua figura. E questo probabilmente è il motivo per cui loro tendono ad abolire l'appellativo santo, a chiamarlo semplicemente Pio X. Del resto lo fanno anche con San Tommaso, lo fanno anche con San Paolo. La prima affermazione, o la seconda affermazione di questa relazione, ha toccato direttamente il mondo tradizionalista, perché il relatore ha detto testualmente che ha torto quella che lui chiama la Chiesa lefebriana, si è appropriata la figura di San Pio X facendone addirittura il proprio patrono. Dopodiché ha svolto il tema modernità-modernismo, affermando, ripeto, che se San Pio X è stato indubitabilmente avversario del modernismo, non altrettanto si può dire nei confronti della modernità. Peraltro il relatore non ha chiarito la differenza tra modernità e modernismo, ha dato soltanto alcuni esempi. Gli esempi erano tratti dalla storia civile. Ha ricordato che al tempo del plebiscito per l'annessione del Veneto all'Italia, eravamo nel 1866 e Don Giuseppe Sarto era parroco a Tombolo, il curato non si impegnò più di tanto perché il Veneto restasse sotto l'Austria, non passasse all'Italia, come dire, non aveva un interesse temporalista così spiccato. Effettivamente, San Pio X appartiene alla generazione successiva a quella di Leone XIII, nato nel 1835, era ancora ragazzo al tempo delle cosiddette guerre di indipendenza. Quindi un tratto che si può spiegare semplicemente con elementi biografici. È pienamente verosimile che San Pio X non sentisse la questione romana così come la sentiva Leone XIII. Tuttavia, questo non permette di giungere ad affermare che non ci sia piena continuità dottrinale tra Leone XIII e prima ancora Pio IX e San Pio X. Nulla permette di affermare questo, e infatti questa affermazione è stata soltanto insinuata tra le righe per un pubblico che peraltro i relatori pensavano pienamente concorde e diciamo non disposto alla critica. Un'altra affermazione pesante, e anche questa molto in sintonia con l'attuale corso ecclesiale tra virgolette, è questa destinata a suscitare l'entusiasmo del pubblico e a istituire una sorta di continuità tra San Pio X e il presente, è stata quella secondo la quale San Pio X non costruì mai dei muri, non costruì mai dei muri, quindi avrebbe soltanto cercato di edificare ponti secondo l'immagine oggi di gran moda. E a conclusione di questo discorso, e come ciliegina sulla torta, fa vedere la mancanza di preoccupazioni temporalistiche, del resto si sapeva che sarebbe andato a parlare qui, il relatore ha parlato del patto Gentiloni, che peraltro figurava già nel titolo della relazione. Una puntualizzazione per spiegare di cosa si tratta, chi non lo sapesse. Nel 1913 il governo Giolitti introdusse per le elezioni di quell'anno il suffragio universale maschile. Fino allora per i cattolici vigeva, dai tempi di Pio IX, il non expedit,
ossia il divieto di partecipare alle elezioni, sia come eletti sia come elettori, in conseguenza della non risolta questione romana. Un divieto che aveva di fatto escluso i cattolici dalla vita politica nazionale. Poiché appunto nel 1913 era stato introdotto il suffragio universale maschile, San Pio X pensò che non si potesse continuare ad avere una posizione di indifferenza, perché il suffragio universale rischiava di dare potere all'estrema sinistra, Partito Socialista e Partito Radicale, con conseguente peggioramento, grave peggioramento dei rapporti tra Chiesa e Stato e grave peggioramento della condizione dei cattolici. Quindi permise che il conte Gentiloni, presidente dell'Unione Elettorale Cattolica, stringesse accordi locali con i candidati liberali che promettessero di impegnarsi ad appoggiare alcune proposte di legge che stavano molto a cuore ai cattolici, come per esempio l'opposizione al divorzio oppure l'appoggio all'istruzione privata delle scuole cattoliche. Ecco, e quindi questa fu la prima incrinatura non expedita. Ma anche qui è un po' difficile vedere, diciamo, più di quello che in realtà vi fu, ossia un dato di intelligenza politica che non cedeva in nessun punto dottrinale, ma aveva unicamente lo scopo di non aggravare le condizioni dei cattolici in Italia. Questa è stata la prima relazione. La seconda è stata, se possibile, ancora più radicale, nel senso che a un certo punto la relatrice ha esplicitamente istituito un rapporto di continuità tra il pontificato di San Pio X e l'attuale. Alcuni di noi sono balzati sulla sedia, ma l'argomentazione era questa. Anche San Pio X, come Bergoglio, istituì alcuni giubilei straordinari, cercando evidentemente di istituire un parallelo tra questi giubilei straordinari e quello attuale dedicato alla misericordia. Questi tre giubilei straordinari ebbero luogo il primo nel 1904, per il cinquantenario della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, il secondo nel 1908 per il giubileo sacerdotale dello stesso San Pio X, e in questa occasione fu pubblicata l'enciclica Erent Animo sul ministero sacerdotale, e il terzo nel 1913 per il sedicesimo centenario del cosiddetto Editto di Milano, ossia della legge di Costantino e Licinio che pose fine alle persecuzioni contro i cristiani e introdusse il principio della libertà di religione. La relatrice si è perfino poi spinta a dire che nella lotta al modernismo c'era qualcosa di buono, anche se ha subito aggiunto che diversi dei principi contro cui San Pio X lottava, diverse delle tendenze che egli condannava, sono oggi invece generalmente accettate in ambito teologico, e ha fatto l'esempio del metodo storico-critico per gli studi biblici. Poi, ha provato a spiegare, a modo suo, ma con l'evidente approvazione del moderatore, quindi per noi interessante, perché è così che i modernisti la vedono, la lotta antimodernista. E ha fatto in questi termini: la
La questione posta dal modernismo è, secondo lei, una questione tuttora attuale, il problema non è stato risolto ed è questo: come parlare agli uomini del proprio tempo. Quindi ne ha fatto una questione di linguaggio. Ha detto testualmente: la Chiesa non deve essere tagliata fuori, tagliata fuori. Quindi deve trovare il linguaggio adatto per parlare agli uomini del proprio tempo. Da questo punto di vista, dunque, il modernismo rappresentava un tentativo, forse in alcuni aspetti esagerato, ma comunque un tentativo di risolvere un problema che esiste tuttora. E quindi ha concluso in questa maniera, facendo proprio di San Pio X, una specie di precursore del corso attuale, che per alcuni aspetti è superato, ma per altri aspetti addirittura ha preannunciato e precorso alcune conquiste di oggi. All'inizio poi c'è stata la terza relazione, come dicevo prima, poco attinente a questo tema. All'inizio il moderatore aveva dichiarato che ci sarebbe stato un dibattito e quindi alcuni di noi si erano già preparati delle domande. Non volevamo trasformare la serata in uno scontro polemico, quindi abbiamo fatto delle domande precise e specifiche. Abbiamo chiesto, anzi, ho chiesto, la prima domanda l'ho fatta io. Intanto ho precisato al primo relatore che non esiste nessuna chiesa lefebriana, che Monsignor Lefebvre non ha fondato nessuna chiesa, ma ha semplicemente professato dal suo battesimo alla sua morte sempre la stessa fede. E sulla questione se è stato opportuno che la fraternità di Monsignor Lefebvre scegliesse come patrono San Pio X, non mi sono pronunciato, ho semplicemente chiesto se sia stato più opportuno questo o se sia più opportuno farne una specie di precursore del corso attuale dal quale lo separano anni luce, e non ho calcato la mano perché avrei potuto dire che San Pio X avrebbe probabilmente scomunicato tutti gli attuali capi, diciamo, del momento. Sulla questione dei muri ho chiesto al relatore se la Pascendi, l'enciclica contro il modernismo e il decreto Lamentabili del Santo Ufficio, che è la precedente, non sono forse dei muri, dei potenti baluardi contro l'errore, ma muri in senso positivo, i muri che difendono la città, i muri che la difendono dai nemici, in questo caso il nemico più insidioso, ossia l'errore intellettuale. Poiché poi un altro dei punti toccati dal relatore, che prima ho dimenticato di ricordare, si riferiva al conclave in cui San Pio X fu eletto. In questo conclave, 1903, il favorito e il candidato che fu più votato nelle prime votazioni era il cardinale Rampolla del Tindaro, segretario di Stato di Leone XIII. Ma a un certo punto arrivò tramite l'arcivescovo di Cracovia, Pugina, il veto dell'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, alla nomina di Rampolla, considerato troppo filo francese. Esisteva questa tradizione per cui le potenze cattoliche avevano il diritto di veto su una candidatura pontificia non gradita. E anche questo è stato presentato dal relatore come un'apertura alla modernità. Gli ho semplicemente ricordato che questo atto, cioè, San Pio X, non questo atto, ma la successiva abolizione del diritto di veto da parte di San Pio X,
l'ha presentato come un'apertura alla modernità. Gli ho chiesto se non poteva invece essere visto come un ritorno alla più antica tradizione, ossia a quella esclusione di ogni ingerenza laicale dall'elezione pontificia, che risale addirittura alla metà dell'XI secolo, a quando Niccolò II, al tempo della riforma della Chiesa, stabilì per i secoli a venire il metodo dell'elezione pontificia da parte dei soli cardinali, appunto con esclusione di qualsiasi ingerenza laicale. E ho poi detto che a questo decreto tenne dietro il pontificato di San Gregorio VII, che rappresentò il culmine del potere diretto della Chiesa sulla società, no? Il papato proclamato la più alta autorità della terra a cui tutte le altre devono inchinarsi. E avrei potuto continuare, ma ho evitato le eccessive punte polemiche, ricordando che San Pio X insegnò l'enciclica Il fermo proposito ai cattolici quale deve essere il loro compito: instaurare omni in Cristo. I relatori l'avevano pur ricordato. Come si possa considerare legittimo erede di un tale Papa uno che si vergogna persino di dire sia lodato Gesù Cristo? Ecco, questo l'avrei lasciato alla riflessione dei presenti. E per quanto riguarda i muri, il rapporto con la modernità, col mondo civile, perché erano stati scelti soltanto gli episodi che mostravano un San Pio X non accanito avversario della modernità, mi sono permesso di ricordare che quando era vescovo di Mantova, nel 1889, celebrandosi il genetriaco del re, si svolse una celebrazione nel Duomo di Mantova, a cui intervennero alte personalità dello Stato, laico e massone, che subito dopo intendevano recarsi in sinagoga per una cerimonia sempre in onore del re. E questa era un'antica tradizione. San Pio X dichiarò che voleva farla finita con questa commedia e disse chiaramente che se gli alti dignitari volevano recarsi in sinagoga, lui non li avrebbe ricevuti in Duomo. E quell'altro episodio dell'incontro con Theodor Herzl, capo del movimento sionista, che gli aveva chiesto di riconoscere i diritti del movimento sionista sulla terra di Palestina, e qui San Pio X, come noto, rispose: voi non avete riconosciuto Gesù Cristo, anzi l'avete ucciso, noi non possiamo riconoscere i vostri diritti sulla terra santa. Ho chiesto se questi episodi mostrano un San Pio X proiettato verso la modernità, modernità in cui sono i papi stessi o coloro che tali si presentano a recarsi in sinagoga. E per quanto riguarda il ricevimento degli esponenti sionisti, sappiamo bene che da una ventina d'anni il Vaticano ha un ambasciatore in Israele e Israele ha un ambasciatore in Vaticano. Sono episodi forse piccoli, ma che dimostrano l'abisso che esiste, no? Tra San Pio X e l'attuale corso ecclesiale. E avrei gradito di avere qualche risposta. Per quanto riguarda la seconda relatrice, mi sono soffermato dopo un accenno al giubileo del 313, è chiaro, il 313, editto di Milano, libertà di religione, piace molto ai contemporanei perché sembra analogo all'attuale corso per cui a destra e a manca si celebra la libertà di religione. Non si badi bene, la libertà della religione, per cui la Chiesa si è sempre battuta e ha sempre rivendicato la libertà di azione e di predicazione nei paesi non cattolici, ma la libertà di religione, ossia la libertà di ognuno
di professare la religione che crede senza che lo Stato possa interferire in questa scelta in nessun modo. Ho ricordato che l'editto del 313 veniva dopo pochissimo tempo, questione di mesi, l'ultima grande persecuzione di Diocleziano, ma che nella storia della Chiesa non è altro che il presupposto del successivo editto di Tessalonica dell'imperatore Teodosio del 380, che stabiliva invece l'obbligo dei sudditi di professare il cattolicesimo, quindi elevava il cattolicesimo a religione di Stato, e che questa è stata la condizione in cui l'Europa ha vissuto per secoli fino alle guerre di religione e negli stati cattolici ha continuato a vivere fino a pochi decenni fa. Anche qui ho evitato la punta polemica che sarebbe consistita nel ricordare che sono stati proprio i sedicenti rappresentanti della Chiesa a volere unilateralmente l'abolizione della religione di Stato e di ogni riferimento al cristianesimo nelle Costituzioni. È a questo che dobbiamo la mancanza di ogni riferimento a Gesù Cristo nella Costituzione italiana, all'ombra della quale si è potuto introdurre prima il divorzio, poi l'aborto, leggi firmate da parlamentari sedicenti cattolici e tutto il resto che ben sappiamo. E non mi sono spinto fino a ricordare che cosa stia facendo la sedicente Chiesa attuale nel campo del diritto naturale, nel campo della famiglia, nel campo della sessualità, perché lì si sarebbe arrivati allo scontro forse fisico. Ma soprattutto ho voluto precisare che la battaglia antimodernista di San Pio X, che è ancora la nostra, perché la Pascendi, mai citata dai relatori, non è che il sillabo della generazione successiva, in perfetta continuità dottrinale con il sillabo di Pio IX, la cui ultima affermazione condannata è: la Chiesa deve trovare una conciliazione con la civiltà moderna, affermazione condannata, che ho ricordato che il problema del modernismo non è una questione di linguaggio, ma è una questione di filosofia. Tra San Pio X e il mondo moderno non c'è una differenza di linguaggio, tra noi e i modernisti non c'è una differenza di linguaggio. Ossia c'è una differenza di linguaggio, ma perché questa affonda le sue radici in una visione filosofica opposta, dunque inconciliabile. San Pio X, come tutta la Chiesa della tradizione, la Chiesa bimillenaria, vedeva il mondo attraverso la filosofia realista, che afferma l'esistenza oggettiva della realtà, a cui noi dobbiamo soltanto adeguarci, adequatio rei et intellectus. I modernisti invece seguono la filosofia cartesiana, che è essenzialmente relativista e soggettivista, e nella sua sostanza afferma che la realtà è una produzione del soggetto. Da ciò anche le differenze di linguaggio, che però sono soltanto l'aspetto visibile di questa inconciliabile visione, per cui tra le affermazioni della tradizione, tra le affermazioni della Chiesa di sempre, tra la liturgia della Chiesa di sempre e quella modernista, c'è un'opposizione per contraddizione, ossia una differenza radicale, ineliminabile, ragion per cui o si sta con la Chiesa di sempre o si sta con quella del Vaticano II. Avrei potuto concludere, poiché sembrava che antimoderno fosse un insulto, che non so, il Maritain della prima fase si gloriava di essere antimoderno, in Italia Domenico Giuliotti si vantava di essere antimoderno, ma mi sono fermato qui. Un amico ha aggiunto una domanda, per esempio, sul giuramento antimodernista, altra
riforma di San Pio X che sicuramente non andava verso la modernità. E poi ci siamo taciuti aspettando le risposte. Erano delle domande, sì, che avevano una loro natura polemica, ma erano domande specifiche che chiedevano una risposta. Ebbene, sulla sala è sceso un silenzio di tomba, anche imbarazzante, finché il moderatore ha preso la parola per dire in sostanza che il nostro errore, l'ha detto testualmente, è quello di considerare la fede come un pacchetto di dogmi, di principi intoccabili, mentre la fede è essenzialmente l'incontro con una persona e quindi un atto di amore, di fiducia. E troncando così la discussione, non facendoci l'onore di una risposta, perché secondo lui eravamo andati lì soltanto per fare polemica. E la serata si concluse in questa maniera, tra l'imbarazzo dei presenti, nessuno dei quali ha aperto bocca o ha alzato ciglio. Quindi non si riesce ad avere un dialogo, a dispetto di ciò che si dicono, di volere il dialogo con tutti e di voler esercitare la misericordia con tutti, non si riesce ad avere un dialogo. A queste domande si risponde con il silenzio, un silenzio però a mio giudizio molto eloquente. Consideriamo una delle affermazioni della seconda relatrice. La cultura moderna si basa per esempio sul pensiero di Nietzsche, sul pensiero di Freud, Freud che ha scoperto l'intimità della psiche, i moventi subconsci del nostro agire, eccetera. Ecco, questo è l'atteggiamento del modernismo e del neomodernismo. Questa visione acritica della cosiddetta cultura moderna, nei confronti della quale si nutre un profondo complesso di inferiorità e che soprattutto è considerata indiscutibile, al di sopra di ogni critica. Ma già questo, d'altra parte, questo è favorito dal modo in cui viene insegnata la storia della filosofia nelle scuole. Un autore dopo l'altro, dando come l'impressione che ognuno superi l'altro. Invece, il problema sta appunto in questo, che la cultura moderna non è al di sopra di ogni critica. E soprattutto, come sapeva San Pio X, e sapevano anche i suoi successori, oltre che i suoi immediati successori, oltre che i suoi predecessori, la cultura moderna, nel suo essere essenzialmente relativista, evoluzionista, soggettivista, è essenzialmente anticristiana. Ricordo l'affermazione numero 58, condannata dal decreto Lamentabili, 1907. La verità non è immutabile più di quanto non lo sia l'uomo stesso, poiché si evolve con lui, in lui e per mezzo di lui. Ecco, qui c'è la condanna di tutta la cosiddetta cultura moderna, nei confronti della quale, con il Vaticano II, la Chiesa apparentemente ha cercato invece di stabilire una conciliazione. La conciliazione degli estremi, la conciliazione di ciò che per sua natura è inconciliabile. Bisogna avere il coraggio di essere quindi con San Pio X antimodernisti e anche